Amici sportivi, bentrovati. Una giornata oggi frenetica, comunque una giornata bella, bellissima sotto tanti punti di vista. La cronaca la conoscete tutte, di ora in ora si vanno sciogliendo un po' tutti i dubbi, tutti i particolari sulla cattura di Matteo Messina Denaro. E ovviamente le redazioni di Blog Sicilia e di Stadio News hanno lavorato anche su questo, ovviamente. Tra l'altro c'è anche un particolare che io volevo per liquidare anche un po' l'argomento. Intanto salutiamo i compagni di viaggio. Fabrizio Vitale, ciao Fabrizio. Ciao Guido Bonastra. Ciao Salvatore Geraci e ciao anche a Giuseppe Leone. Che ciao ragazzi. Ciao Salvatore. Giuseppe Leone che però in questo momento non vedo. Comparirà fra un poco. Per chiudere l'argomento Messina Denaro, che ovviamente non fa parte dei nostri argomenti canonici di trasmissione, volevo ricordare quell'aneddoto di cui si parlò tanto tempo fa, di una sua presenza allo stadio per un Palermo-Sampdoria che valeva la qualificazione alla Champions League, quel famoso 1-1 con gol di Miccoli. Sarebbe stato allo stadio con la maglia rosa-nero, ma insomma, soltanto una curiosità di cui ci interessa pochissimo. Ovviamente possiamo soltanto essere contenti di una vittoria della giustizia dopo 30 anni. Salutiamo Giuseppe Leone che finalmente ricomparso in video. Ciao Giuseppe. Buongiorno Guido. E vorrei salutare anche in fiducia Roberto Floriano, che aveva accettato il nostro invito a partecipare alla trasmissione, ma ha avuto un piccolo problema legato anche all'allenamento del Piacenza, del San Giuliano. Dove lui adesso milita, dove ha fatto due presenze, quindi rinviamo probabilmente di una settimana. E comunque ringraziamo Roberto per la sua disponibilità, una bella chiacchierata con Roberto su tutto quello che è stato il cammino verso la promozione e il cammino anche in Serie B, dove lui comunque non ha fatto la figura del comprimario, ma ha fatto alcune presenze, alcune anche molto buone. Quindi grazie a Roberto Floriano, ci sentiremo poi lunedì prossimo, ma entriamo nel vivo della trasmissione, una trasmissione che vive di mercato, perché ancora ci sono alcune operazioni da portare a termine, ma vive anche adesso di cronaca calcistica, perché è ripreso il campionato. È ripreso con un 3-3, che è un risultato che tutto sommato si può accettare volentieri. Personalmente, per quanto possa contare il mio giudizio personale, rappresenta un'occasione sprecata. Giro di orizzonti, Salvatore. Punto utile. Ma guarda, Corini ha lodato lo spirito di reazione della squadra. Io francamente la vedo questa volta un po' in maniera diversa. Secondo me è proprio qui il problema. Cioè, a togliere le castagne dal fuoco ha pensato la vecchia guardia, cioè Marconi, Valente, Brunori, che hanno uno spirito secondo me diverso, completamente diverso. Eliminiamo alcuni sospetti. Stimo Corini e questo Palermo, visto come è strutturata la classifica, non solo si va ai playoff, ma con gli acquisti che matureranno addirittura si potrebbe bruciare ogni tappa. Ma non si brucia niente se si affrontano le gare con quella mentalità. Dobbiamo ammetterlo, il Palermo ha avuto fortuna, perché il Perugia si è mangiato altri gol, mentre il Palermo ha pareggiato con gli unici due tiri e mezzo di tutta la partita, e poi tre gol presi sono troppi, dunque c'è da lavorare ancora tanto. Fabrizio, secondo me il peggior primo tempo della stagione. Da brividi, un primo tempo da brividi che mi ha riportato alle partite nefaste che si erano concluse col ciclo di Terni. Per fortuna, come ha detto Salvatore, questa squadra ha dei connotati di poter riprendere finalmente il risultato, cosa che prima non avveniva. C'è sicuramente una struttura in grado di recuperare, perché questa è la terza partita che Palermo recupera, tra l'altro in trasferta, quindi questo è l'unico segnale positivo. È chiaro che bisogna porsi tante domande su quel primo tempo, tante domande sugli errori davvero veniali per i gol che sono maturati e che suonano come un campanello d'allarme, secondo me, anche in chiave mercato. Sentiamo Giuseppe Leone, così poi entriamo sullo specifico, perché Salvatore ha detto una cosa che mi lascia perplesso. Vediamo. Sì, diciamo che la sosta del Palermo è durata almeno 15-20 minuti in più abbondanti rispetto ad altre squadre, se vogliamo cavarcela anche con una battuta.
brutto primo tempo. Paradossalmente mai il Palermo aveva segnato tre gol in una trasferta, eppure penso sia stata una delle peggiori come atteggiamento, come trazione, soprattutto per quanto riguarda il primo tempo. E mi sembra che Corini, al quale non si può certamente negare una certa onestà intellettuale, lo ha anche confermato e ribadito a fine partita. Se dobbiamo però guardare anche agli aspetti positivi, ed è giusto andare a guardarli, intanto se c'è qualcuno che si deve mangiare le mani è sicuramente il Perugia, non il Palermo. Per il Palermo, per come si erano messe le cose, è un punto assolutamente guadagnato. E poi riprendo soprattutto il titolo che c'è in questo momento della trasmissione, la terza rimonta fuori casa consecutiva. Se vi ricordate a inizio stagione, e lo dicevamo anche qui, questo Palermo faticava a riprendere le partite, soprattutto quando andava sotto. Se ora si è invertito un po' questo trend, è comunque un percorso di crescita, c'è, perché certi risultati, quando si ripetono nel tempo, vuol dire che non possono essere solamente frutto della casualità. È vero, però Giuseppe, è vero, di Perugia è vero. C'è stata molta fortuna. Sì, però è vero che la terza rimonta di fila, però siamo sempre lì. Se tu prendi sempre gol e li prendi anche spesso male, e poi che fai la rimonta, sì, è un bicchiere mezzo pieno, però insomma non si deve dimenticare il momento di partenza. Salvatore, io ti volevo però un attimo approfondire su alcune frasi che hai detto. Hai parlato di vecchia guardia e di uno spirito diverso. Dopo quattro mesi c'è ancora una vecchia e una nuova guardia, secondo te? Ma secondo me sì, francamente sì. Io, cioè, io vedo, tranne per esempio Di Mariano, che è un altro che ha sentito subito lo spirito che questa squadra dovrebbe avere, mi sembra che siamo troppo ancora lontani dal comprendere come si affronta una Serie B. Cioè la Serie B, se vedi tutte le altre partite, alcune non c'è spettacolo, non c'è gioco, ma c'è un'intensità e una voglia incredibile. Il Palermo non può non scendere in campo con questa determinazione, non può assolutamente stare un'ora a guardare e poi prendere in mano le redini della partita quando l'avversario però ha già mollato completamente, non faceva altro che prendere la palla e buttarla davanti, cosa che gli era riuscita tra l'altro bene nel primo tempo, però aveva ben altra foga il Perugia nel primo tempo. E lì non è che ci sia stato un Palermo straripante, lì c'è stato un Palermo che ha fatto un gol che per me è una mezza autorete, no? E poi ha trovato per fortuna Brunori a un minuto alla fine, che dal suo cappello magico tira fuori le perle. Io vorrei essere anche più duro di te e dico che intanto la partita secondo me l'ha persa Castori, perché l'atteggiamento del Perugia dell'ultima mezz'ora è stato quantomeno discutibile. Ha dato non stava in piedi, Guido. E non stava in piedi perché ha speso molto nel primo tempo. Ragazzi, però anche normale, andavano a 5.000 nel primo tempo. Io andavano a 5.000. Pensavo che non lo però, potessero reggere. Però, in effetti è stato così. Io altre volte, cioè se tu mi avessi detto prima della partita firmi per il pareggio, ti avrei detto va bene, un pareggio ci può stare, e alla fine il Palermo non l'ha rubato per quello che si è visto in campo, anche se Castori, che secondo me è il principale responsabile, ha fatto delle dichiarazioni estremamente roboanti. Però se vogliamo essere critici, costruttivi, dobbiamo anche dire, e lo diceva anche Salvatore in qualche modo, tiri in porta in un secondo tempo in cui siamo stati quasi sempre con la palla ai piedi, abbiamo fatto l'autogol di Valente, era un tiro bello anche come coordinazione, ma comunque decisiva la deviazione, è un gol che esce dal cappello magico di Brunori, che è arrivato a quota 10. Per il resto non si sono viste né trame offensive ariose, né ritmo, e visto che tu mi stai guardando anche con grande aria interrogativa, io vorrei sottolineare anche che questo è un Palermo che è un po' compassato, non ha il cambio di ritmo, cosa che aveva il Perugia. Cioè il Perugia ci ha messo in difficoltà tutte le volte che ha accelerato sulla rimessa con le mani da cui è nato il primo gol, ha accelerato con il lancio lungo, ha accelerato pure perché scivola un giocatore in maniera ma perché scivola? Perché è mal piazzato, perché non ha il tempo di recuperare, né lui né Matteiu, che ha provocato il fallo laterale.
Perché poi c'è un terzo gol, c'è un rigore dato che non c'è. Secondo me c'era, per la verità, no, secondo me c'è assolutamente, secondo me il rigore c'era ed è proprio sotto gli occhi di tutti, è Solare che non c'è, non c'è. No, secondo me c'è il rigore e soprattutto c'è un Palermo impreparato su quell'azione, su quello siamo d'accordo. Che poi Gomez scivoli in maniera goffa cercando anche l'intervento, che è quello che secondo me ha portato l'arbitro a concedere il calcio di rigore, perché lui non lo tocca ma lo ostacola, fa il classico danno procurato. Quindi sotto un certo aspetto, aspetto, alla vigilia di una partita, sentiamo anche il tuo parere, ci mancherebbe, no, l'ho già detto, alla vigilia di Palermo-Bari di venerdì, contro il Bari, che è la squadra che ha fatto più punti in trasferta di tutti in Serie B, che ha fatto più punti anche di quanti non abbia fatti in casa, io un po' di preoccupazione ce l'ho, anche perché poi, e così ti do altra carne al fuoco su cui puoi rispondere, sapevamo, l'abbiamo detto proprio noi 7 giorni fa, il Palermo soffre le soste di campionato. Ripartire così, onestamente, non me l'aspettavo. No, non c'è dubbio che il Palermo soffre le soste. Questo ormai è un dato di fatto, perché fa una fatica tremenda alla ripresa ogni volta. Anzi, questa volta non ha perso, contrariamente alle altre volte. Che ci siano delle situazioni che vanno a livello tattico chiarite è pure un altro dato certo. Poi sugli episodi che hanno portato ai gol del Perugia ci ha messo molto il Palermo, per me ci ha messo molto l'arbitro, perché il rigore è inesistente, non esiste, non c'è, ed è grave che il VAR non sia intervenuto. Ti fermo qui, Salvatore, c'era il rigore? Ma io devo dirti la verità, che quando l'ho visto la prima volta ero per il no. Però poi, quando ho visto l'ultima immagine, quella che lui gli frana con la mano sui piedi, ma ragazzi, che deve fare? Insomma, il gioco del calcio prevede questa cosa qui. Cioè, se tu vai su un avversario e lo butti a terra in area di rigore, che fai? No, non gli dai il rigore? Secondo me, quella violenza. Giuseppe Leone, il tuo parere? Non l'ho visto. Va bene. Giuseppe, il tuo parere? Io non ho visto un contatto netto, cioè un contatto talmente visibile tra la mano del giocatore di Gomez. Non c'è un contatto netto. Non c'è un contatto netto. Per me allora quando non c'è contatto vuol dire non c'è fallo. Procurato, lui Si essere contatto per dare rigore, ragazzi. Comunque, insomma, hanno preso un abbaglio incredibile. Palermo dal canto suo non fa niente ogni volta per dire la sua, perché dentro il Palermo dicono che il rigore non c'era, quindi. E mi stranizza com'è che non si protesti, perché questo è l'ennesimo episodio che viene fuori quest'anno. Sì, ma vi siete chiesti un momento vi siete chiesti che cosa sarebbe successo se non avessero dato questo rigore al Palermo? Dai ragazzi, ma perché andiamo a parlare del rigore? Ci sono tanti argomenti. No, è un dato di cronaca, Salvatore. Poi è chiaro che Palermo ha giocato un primo tempo obbrobrioso. Se subisci in quel modo lì, poi ti vai a confrontare con un rigore se c'è o non c'è, 50% sì, 50% no. Parla invece di quello che devi fare per superare momenti di questo tipo qui. E allora, lasciamo questo dubbio, intanto poi fatto. Fabrizio, restiamo su due posizioni, sì. Siamo 2-2, quindi la pareggiamo. Non so chi è nel Palermo che pensava che non fosse rigore, ma ho sentito voci anche... Ma è chiaro che non hanno voluto commentare. Di segno contrario, però stavi andando avanti tu nella disamina sul discorso del ritmo compassato e anche di un Palermo impreparato nel dopososta. Il Palermo è impreparato nel dopososta, per fortuna oggi è dotato di quella capacità di ripresa che gli consente di poter andare a recuperare una partita che sembrava irrecuperabile. Se non ci fosse un lavoro dietro, questa capacità di recupero non si sarebbe vista, però non basta, nel senso che io ho avuto la netta sensazione che questa squadra ha un disperato bisogno di innesti dal mercato. Che stanno arrivando, tra l'altro, quindi anche diciamo abbastanza mirati, almeno in teoria. Giuseppe, tu sulla partita di sabato avevi tolto le speranze già a fine primo tempo? Non vedo più Leone. Allora andiamo intanto con i commenti, perché ne stanno arrivando tanti, e su questo discorso, se è un Palermo da bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, immagino che ci sia già un dibattito. Diciamo che i nostri ascoltatori sono divisi su vari argomenti, sia su questo sia sul mercato. State davvero scrivendo in tanti. La preghiera, come al solito, è di non mandare messaggi chilometrici, perché, i polpettoni, perché non possiamo se non mandarveli in onda. Li possiamo leggere, come quello di Leonardo
Ferdico Rosanero che dice: tutti euforici per un pareggio a Perugia, io sono molto preoccupato, dopo 6 mesi facciamo sempre gli stessi errori, rimonta grazie a quelli che qualcuno aveva additato che in B non potevano starci e di cui non vi è certezza che rimangano in Rosanero, Pigliacelli che salva come sempre il risultato, siamo certi che Tutini e Verre cambieranno il Palermo e se il problema fosse un altro, magari la guida tecnica. Va benissimo il commento, però l'unica cosa che non condivido è le prime due parole, tutti euforici, io non ho visto tanta euforia per la verità. No, E qua certamente no, diciamo. no, non c'è Stiamo euforia. È chiaro criticando che il un Palermo. pareggio cambia leggermente il giudizio rispetto a una Certo. sconfitta, però non si possono nascondere i problemi Soprattutto cambia la visti. classifica, perché Cambia con anche la questa classifica. classifica basta un punto per essere 3 posti Certo. avanti e soprattutto tieni il Perugia dietro. Certo. Andiamo avanti con i Andiamo messaggi? avanti, sì. Vabbè, c'è chi si chiede come Alessandro Popelli, buongiorno, 2 domande, come si spiega la prima mezz'ora di blackout del Palermo a Perugia e il rigore confermato dal VAR? Saluti da Firenze. Abbiamo già in parte risposto a questo. Emanuele Pistoia invece Corini dice: Corini ieri ha dimostrato di essere un grande allenatore, vamos, genio. Poi c'è qualcuno che ti chiede, facendo riferimento, Guido, al voto del dottor Monastra su Matteo, perché non è il primo 5 che prende? Secondo voi bisogna intervenire per rafforzare la fascia destra in difesa? Pensa che dopo partita mi hanno attaccato in tanti perché volevano un voto molto più basso. Matteo è un pallino di Corini che lo ha difeso in ogni situazione. A me onestamente non mi sta convincendo, però ho anche scritto che non può essere tutta colpa di Matteo. E in realtà il Palermo ha sofferto su quella zona di campo perché c'era anche Segre in giornata non particolarmente brillante e c'era un giocatore come Valente che si è preoccupato, e lo ha fatto anche bene, della fase offensiva, ma che non è un giocatore in grado di coprire, secondo quella che sarebbe l'idea di Corini e che probabilmente era quello che doveva fare Elia, che poi si è infortunato. Salvatore, tu su Matteo che cosa vuoi dire? Ha sofferto No, parecchio, sicuramente. ti seguivo con grande attenzione perché nelle premesse mi pare che io la pensi come te. Ti devo far notare che questo era un difetto. Quando noi giocavamo l'anno scorso e all'inizio di questa stagione e noi giochiamo con i 3 difensori centrali, lasciamo troppo spazio agli avversari. Sai, il Perugia è vero che aveva una grande intensità di gioco e una grande velocità. Però come costruiva le sue azioni? Prendeva il pallone e lo lanciava proprio sulle fasce laterali in fondo, dove arrivavano prima loro. Soprattutto a sinistra, cioè alla sinistra del Perugia. Esatto, è un problema questo, è un problema questo che abbiamo avuto sempre. E lì io mi chiedo quale sia veramente la soluzione tattica migliore, perché ancora il Palermo balla fra due soluzioni, 2 o 3 soluzioni addirittura. Io direi che è il momento opportuno per chiudere il conto ora con gli ulteriori innesti e finalmente dare un volto a questa squadra e soprattutto dargli una fisionomia precisa. Poi ovviamente con Quale voto giocatori. secondo te dovrebbe essere quello definitivo? Il 4-4-2, il 4-3-3? Ma prima Tenendo fammi vedere conto. quali giocatori prendono, no? E fammi anche sentire un po' Corini parlare su questo argomento, perché non è che lo devo decidere io. Cioè, io che fa? Dico, mi piace il 4-4-2. E per me è uno dei modelli di gioco più interessanti, ma non basta, devi vedere le caratteristiche dei giocatori, devi vedere dove li vuoi far giocare, perché noi ora adesso potremmo anche prendere un altro esterno, cioè Martella. Non lo so, almeno le voci dicono questo Sì, qui, si ma parla di dove lo impieghi? Martella, si parla di Sì, Masciandaro, ma come lo impieghi? Lo beh, impieghi sarebbe un esterno sinistro, alla Elia? O certo. lo impieghi da difensore o lo impieghi da centrocampista? Insomma. A occhio e croce, conoscendo Martella, sarebbe diciamo un doppione di sala, forse di maggior potenza offensiva, questa è diciamo, la logica. Dopodiché, se poi passi di nuovo alla difesa a 4, perché ormai siamo più su 3-5-2 in queste ultime partite, anche se poi i moduli sono sempre piuttosto elastici. Giuseppe, io ho avuto un'impressione che questo Palermo
Tranne il famoso cappello magico di Brunori, citato da Salvatore Geraci, ci abbia pochissimo spazio alla fantasia, alla creatività e ai colpi dei singoli. Cioè è un meccanismo molto complicato, anche se vogliamo, e anche molto compassato, per cui appena salta un ingranaggio un po' tutta la squadra va a saltare. È il caso della fascia l'altra volta con Segre e Matteiu che sono andati in barca, di conseguenza è andato in barca anche nel De Saru. Non ho visto un grande Gomez, Segre in fase calante. Ecco, mi è sembrato che due meccanismi che non vanno pregiudicano tutta la squadra. Sono d'accordo con te e soprattutto poco fa dicevi non ci sono giocatori che cambiano il passo, il ritmo di questo Palermo. Mi chiedo quali dovrebbero essere, perché francamente faccio fatica a trovarli. Nel senso, il Palermo è questo. Valente, Di Mariano, sì, possono essere loro, però diciamo uno che cambiava il ritmo, spaccava un po' di più la partita, in teoria poteva essere inizio stagione Elia, era quello che aveva un po' di più queste caratteristiche. Ora è un Palermo soprattutto che ha passisti ma non giocatori, ripeto, che riescono a cambiare il ritmo. Per esempio le mezzali fanno sicuramente grande lavoro di sostanza ma non riescono a cambiare il ritmo di questo Palermo. Questo secondo me è una pecca nella costruzione di questa squadra. Sì, anche perché per esempio Fabri, il terzo gol del Perugia viene fuori da un triangolo anche abbastanza elementare, la c'è Saric che tra l'altro... Qui c'è un enorme ritardo di Saric, c'è... che tra l'altro ha giocato benino sabato. Però ha sulla coscienza però questo gol, cioè ed lui ti fa fare il gol a Valente con quella percussione, e però prima ti dà la stura al 3-1, perché comunque sbaglia nei tempi di nell'accorciare, e in più anche in quella situazione i due reparti difesa e centrocampo sono larghi. Cioè si rivedono ogni tanto queste falle che si aprivano nella prima parte del campionato quando il Palermo imbarcava gol. Quindi se tu a fine di Perugia-Palermo eri soddisfatto o preoccupato? Io di Perugia-Palermo mi tengo solo la grande reazione concisa anche col fatto che Perugia obiettivamente non poteva tenere quei ritmi, e anche in qualche cambio sbagliato di Castori, perché Castori ha sbagliato qualche cambio secondo me pensando di potersi portare a casa il risultato. Mi preoccupa. Mi ricorda un po' Palermo-Pisa, anche là eravamo 3-1 e si capiva dai cambi che il Palermo avrebbe sofferto. Ragazzi, parliamoci chiaro, nel campionato poi le cose si compensano. Diciamo che a Perugia il Palermo ha preso quello che ha perso magari a Cosenza con rigore sbagliato da Brunori, o ha perso quello che ha perso con il Pisa. Adesso però bisogna capire qual è il vero Palermo. Cioè questo organico fino ad oggi ha dimostrato che più di questo non può fare. Può fare peggio. Può che fare è il peggio. Motivo per cui Palermo non ha mai parlato di Serie A subito. Però, come ricordava Salvatore, dobbiamo vedere qual è la nuova identità del Palermo. Stanno arrivando Tutino, Verre, probabilmente Martella o qualcuno chi per lui. Salvatore, volevi parlare? Sì, dico, l'abbiamo detto, però adesso non l'abbiamo ripetuto nel momento in cui lo potevamo farlo, perché abbiamo parlato della reazione del Palermo, che per me non è che è stata una grande reazione, però comunque qualcosina l'ha combinato, tant'è vero che è riuscito anche a pareggiare. Ma la cosa più importante di questa partita è il punto che abbiamo guadagnato, ragazzi. È incredibile che un punto guadagnato in queste condizioni non solo ti aumenta quello che è la tua serie positiva, ma soprattutto ti mette nelle condizioni di essere a metà strada fra il primo il paradiso posto e l'inferno. Paradiso e l'inferno, sì, hai ragione. Ti fermo qui, Salvatore, ti fermo qui perché c'ho la pubblicità che non può aspettare, certo. Ovviamente, però poi ripartiamo anche dal identità del Palermo con il presumibile arrivo di Verre che potrebbe cambiare il centrocampo. Regia. Allora, ripartiamo, Salvatore, da questo punto prezioso, ne parlavi poco fa. Secondo me è prezioso il punto nella misura in cui se non l'avessi fatto tu il punto e ne avessi fatti tre il Perugia le cose cambiavano radicalmente, ma per esempio siamo davanti per differenza reti ma gli stessi punti al Brescia che un mese fa sembrava dovesse arrivare, diciamo potesse arrivare anche nello sprint fra le grandi. È una Serie B che continua a essere anomala
Beh, se pensi che la Regina ha perso con la Spalla e giocando a una porta, ha perso. Il Pisa ha perso con Cittadella, esatto. Dopo 14 partite che non perdeva, il Pisa ha perso con Cittadella, anche questa è una sorpresa. E a proposito di notiziario, diciamo di serie B, c'è anche la contestazione ad Ascoli nei confronti di Bucchi, lo diciamo perché poi l'Ascoli ce lo ritroviamo davanti fra due partite. Insomma, non è che l'Ascoli poi stia andando male, si lamentano anche ad Ascoli, insomma è una stagione in cui tutti possono dire tutto quello che vogliono e noi li leggiamo. Sì, partiamo da questo simpatico commento di Calogero Marchese che ironizza sulla stretta attualità. Hanno fatto prima i rossi a prendere Matteo Messina Denaro, che Rinaldo a prendere un giocatore. Poi andiamo con Piero Mandracchia che dice: il calo del Perugia nel secondo tempo era prevedibile, impossibile mantenere quel ritmo pazzesco del primo tempo. Poi abbiamo... questo è vero, lo dico a Piero, però interpreto forse anche il pensiero di Salvatore: se tu giochi per mezz'ora la partita poi la puoi riprendere o non riprendere perché sei più o meno bravo, ma che non tiri in porta una sola volta tranne che all'89esimo è un problema secondo me. E infatti Carmelanato condivide una delle opinioni espresse da Salvatore, dice: se così fosse, se fosse come dici Geraci, che condivido, allora Corini non ha dato un'impronta di calcio e di mentalità. E sono molti oggi che stanno tirando in ballo l'allenatore del Palermo come una delle cause di questa prestazione. Walter Guccione dice: c'è gente in campo che non ha ancora capito che la maglia del Palermo è pesante come quella del Barcellona e del Real Madrid. Poi c'è chi si interroga come onorato Billetta perché ancora con il 4-3-3. A me è sembrato un 3-5-2 l'altra volta, sì, diciamo. Sì, perlomeno sì, per gran parte della partita c'era Di Mariano molto stretto su Brunori e Sala e Valente più o meno, diciamo. Un altro dei nostri ascoltatori che è, diciamo, un punto il dito contro Corini, concordo in pieno con il dottor Geraci, ero a Perugia, ovviamente il messaggio è lungo quindi lo leggo, c'era da vergognarsi per come hanno approcciato il primo tempo, potevamo prendere almeno 4 gol, Corini ad oggi non ha messo nulla in più, si va avanti con gli uomini di Baldini, che sia proprio Corini il problema? Ma questo mi pare un po' ingeneroso, però vorrei dire di nuovo, lo dico quasi sempre, mi diverte vedere come, lo dico anche a Salvatore e a Giuseppe che la domenica non sono con me quando c'è la partita, quando perdi 2-0 siamo stati investiti su Stadio News da una valanga di commenti, poi sul 2-1 già si erano un po' rassettati, di nuovo valanga sul 3-1 e poi sul 3-pari tutti quieti e tranquilli, non c'era da insultare nessuno, alla fine il pareggio aveva smorzato un po' anche le polemiche. Giuseppe, come cambia il Palermo con Verre? Io lo do quasi per scontato, non è ancora ufficiale ma ormai lo possiamo dare per scontato, perché un Verre in più secondo me significa un Saric in meno, fermo restando che poi deve avere sempre le alternative. Non ti sentiamo? Può cambiare negli uomini, ma non credo nel modulo, perché come dicevi tu poco fa, la strada sembra abbastanza avviata da parte di Corini, quella del 3-5-2. Del resto, Verre era uno che a Palermo l'anno della promozione con gli Achini è arrivato e il Palermo giocava con un assetto tattico praticamente identico a quello attuale. È chiaro che il Palermo aveva bisogno, come il pane, di un centrocampista in più, alla luce di tutto quello che sento dal punto di vista dell'infermeria, quello che è successo in particolare a Stulaz. Quindi credo che non ci sarà una questione di promossi o bocciati, ma ci sarà una naturale alternanza tra giocatori. Però è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che negli ultimi anni ha sempre fatto la Serie A, non lo reputo un giocatore bollito, ma sicuramente un giocatore che può fare al caso del Palermo in questa categoria. Io mi ricordo che Geraci 8 anni fa diceva di questo Verre, che era ragazzino ai tempi, che era un buon giocatore, si farà, hai avuto ragione Salvatore. E adesso anche a te chiedo un po' come lo vedi in questo centrocampo, perché secondo me Verre viene a fare il centrale di centrocampo, a occhio e croce, con Gomez a sinistra. Per la precisione era 10 anni fa Guido, era il 2014. Nel 2013 con gli Achini, con sì, l'anno
in cui siamo andati poi in Serie forse, B. Forse era il 13-14, stagione 13-14. Noi siamo andati in Serie A. Ma guarda, tutto dipende da quello lì, cioè che coperta vuole Corini per i suoi schemi. È lì che poi io ti posso rispondere a questa domanda. Cioè Verre nella sua carriera ha fatto di tutto. Non ha giocato in porta e non ha fatto il centrale di difesa, ma ha giocato sull'esterno, ha giocato da mediano, ha giocato da interno, ha giocato da aiuto alle punte. Quindi sai, se tu giochi con quattro uomini di difesa, tre centrocampisti, Verre e due attaccanti, cambia poco, diciamo, perché la struttura non ti sacrifica nessuno. Però Verre, col passare del tempo, probabilmente in cabina di regia, sa dire la sua parola in maniera molto spiccata, anche perché è un giocatore di grandi qualità tecniche. Però, caro Fabrizio, stiamo dimenticando però un po' anche Tutino. No, ti stavo chiedendo proprio questo, però cambia qualcosa con Tutino, perché cambieranno anche... Scusa, Guido, sì. Volevo chiudere, soltanto dicevo proprio questo, cioè se tu giochi e vuoi far giocare Tutino e Brunori, è probabile che Verre possa trovare anche una collocazione dietro di Lorenz. Da trequartista, diciamo, per intenderci, per semplificare. Certo. Con l'arrivo di Tutino cambiano le cose, perché secondo me il peso offensivo in termini di gol, diciamo, aumenta. Probabilmente cambia Di Mariano. Nel senso cambieranno che... un po' di cose. Di sicuro penso che l'idea è quella di fare giocare Tutino con Brunori. Quindi, come li fai giocare Tutino con Brunori? Ti metti a 5 a centrocampo, o se no fai un 4-3-1-2, cioè quello che diceva anche Salvatore. Io non lo so Corini cosa stia studiando, la cosa che credo abbia convinto anche Tutino è il fatto di voler giocare da seconda punta a venire a Palermo, perché questi due anni a Parma, lui al di là del caos che c'è a Parma, perché insomma due anni in cui non si riesce a venire su è un problema, Tutino credo che non era soddisfatto di giocare da esterno. Esatto, però se c'è un filo logico in tutto quello che ha fatto il Palermo e Corini nell'ultimo periodo, è un filo logico col calciomercato, io mi immagino un 3-5-2 dove può trovare spazio Orihuela, che magari ancora non è pronto, ma dopo un mese di ambientamento e anche di preparazione atletica potrebbe essere disponibile, e i 5 con due esterni che sono due esterni che sanno attaccare e difendere, come Di Mariano, è il Martella di turno, che potrebbe essere anche un altro giocatore, i tre centrocampisti che sono, tanto per intenderci, Verre centrale, Gomez e Segre. Ma non credo e che Tutino... Verre giocherà centrale. Eh? Non credo che Verre giocherà da regista. Non credo che sia. Beh, non ci sono veri e propri registi in questa squadra qui, però vediamo che collocazione diamo a Verre e poi due punte più offensive, diciamo un vero raccordo fra prima e seconda punta. Salvatore, secondo te Orihuela che futuro ha? Ma io, mentre tu parlavi, cercavo di fare la conta. Orihuela, assieme a Gomez, rappresenta la categoria dei giovani, come Damiani, eccetera, no? La categoria dei giovani, due addirittura sono del City, e li hanno portati qui a Palermo, ma gli altri giocatori hanno nome e cognome e un orientamento preciso, perché sono giocatori stagionati e di forte impatto. E allora se tu prendi dei giocatori stagionati di forte impatto, significa che li vuoi fare giocare, che non possono essere delle scelte così, vabbè dai o gioca o Damiani o Verre, no, gioca Verre, che non può essere gioca Bro oppure gioca un altro che è arrivato qui per fare un centrocampo più forte, eccetera eccetera. E allora il mio problema è che io penso che loro siano convinti, che la società sia convinta che questa squadra con questi innesti possa fare grandi cose, perché in effetti sta facendo delle ottime cose in questo momento, dopo tutto quello che ha attraversato, passato, in costruzione eccetera, sappiamo di tutto, ed è arrivata a centro classifica tranquillamente. Figurati un momentino se ci metti tre pezzi da 90. E allora significa che tu hai ambizioni, hai caratteristiche per andare avanti. Oggi Orihuela è stato presentato alla stampa, ha parlato dei suoi predecessori, Fabrizio, uruguaiani o uruguagi,
illustri, perché il primo, diciamo, di tutti, quello forse più nel cuore di tutti è Cavani, giocatore che Palermo ha anche fischiato, penso un po', ma insomma è stato veramente straordinario, che tra l'altro ha già fatto un primo giro della città, ha postato alcune cose belle di Palermo, mi è sembrato molto entusiasta di questo suo approccio. Tu dopo, come lo vedi? Dicono un gran bene di lui sotto il profilo della tempra, del carattere, della esplosività nel gioco d'anticipo, però è anche vero che è un giocatore che in Italia non ci ha mai giocato, quindi credo che un po' bisognerà attenderlo allo stesso modo di come è accaduto per Gomez, nella speranza che questo tempo non sia davvero tanto lungo e magari lo vedremo, come dicevi tu, secondo me 20 giorni è un mese ancora per vederlo nel giro dei titolari, nelle rotazioni titolari, secondo me passerà. Nel frattempo ci saranno anche gli innesti, chiamiamoli così, fra virgolette, di Buttaro e di Bettella che guariranno dai loro infortuni. Stulaz, ancora non c'è una diagnosi definitiva, ma abbiamo capito che difficilmente lo vedremo in campo in questa stagione, o quantomeno non prima del finale. Stulaz si sta cercando di capire se c'è la possibilità di recuperarlo verso la parte finale della stagione con delle terapie che possano essere efficaci, anche se ancora non è stato detto chiaramente qual è il vero problema. Esatto, siccome non ha giocato neanche nella prima parte quando era sano, io diciamo faccio fatica a pensare che poi... Però vediamo, ovviamente auguriamo tutto il bene possibile a Stulaz. Ancora commenti prima del gran finale, perché poi c'è da parlare anche di Palermo-Bari, che non è un dettaglio. Allora, c'è ancora un grosso dibattito sul rigore sì, rigore no, da parte dei tifosi che non se ne mandano a dire tra di loro. Poi chiaramente il mercato che tiene banco, fatemi recuperare un attimo. Mentre tu recuperi velocemente, Giuseppe Leone, dando per scontati Verra e Tutino, che voto dai al calciomercato del Palermo ancora non definitivo? Ma in questo momento al mercato del Palermo non posso dare... forse una sufficienza risicata per quello che è stato l'aver sfoltito la rosa, però la partita di Perugia ci ha detto che il Palermo ha un'emergenza nel dover ora immettere in rosa alcuni giocatori che riescano a far fare un minimo di salto di qualità. Il Palermo invece siamo in disaccordo oggi quasi sempre, mi fa piacere questo qua, questo fatto, perché io avrei dato un voto anche più alto, perché secondo me l'operato del Palermo va nella direzione sbandierata anche prima, cioè non tanti giocatori, ma di qualità. Tutino secondo me è di qualità, Verre è di qualità, hai ragione tu che ti preoccupi di Perugia, però è anche vero che mancavano Buttaro come alternative, manca Bettella, manca Stulaz, insomma adesso se poi prendi anche l'esterno di fascia, secondo me la sufficienza è più... Quindi hai bisogno di giocatori che arrivino il prima possibile, proprio per... quelle ragioni che stai dicendo. Sì, ma come vedi, Verre per esempio è convocato per Empoli-Sampdoria, nessuno rinuncia a quegli ultimi minuti, diciamo, di disponibilità del giocatore e tende anche chi cede a lasciare il giocatore più tardi possibile. Salvatore, il tuo voto sul calciomercato in sintesi estrema? No, io ho considerato che i nomi che si fanno arriveranno, direi un bel 7. Fabrizio, hai trovato il messaggio nel frattempo? Sì, no, c'è chi si chiede come Giuseppe Cannamera, Matutino e Verre devono arrivare dall'Alaska. Ogni giorno dite la stessa cosa, ma qui non arriva nessuno. Chiariamo che noi non siamo il Palermo Calcio, quindi noi non facciamo materialmente l'operazione di mercato, ma vi informiamo su quelli che sono gli obiettivi, come lo era Azzi. Se poi Azzi non è venuto a Palermo, non è un problema di chi dà la notizia, ma perché subentrano altri problemi. Tutino è già noto, è notizia noto che abbia lasciato Parma, che stia facendo in queste ore le visite mediche a Roma, non è escluso che possa essere già qui domani. Su Verra l'argomento l'ha toccato in parte Guido, dicendo che in questo momento, soprattutto una società come la Sampdoria, che ha grosse difficoltà a livello anche di infortuni, non rinuncia totalmente a un giocatore fino a quando lo può sfruttare. Siccome questa sera c'è una partita importante per il tipo di stagione che può rivelarsi per la Sampdoria con l'Empoli, evidentemente c'è stato un gentleman agreement tra le due società per dire ce lo date ancora per questa partita e poi
ve lo diamo. A naso dovrebbe essere andata così. Chiariamo anche un'altra cosa, che se noi non scrivessimo ogni giorno di Tutino e di Verre, tanto per dire due nomi, la gente scriverebbe lo stesso dicendo ma che cosa fate? Non scrivete nulla, non ci aggiornate? Esatto. E questa è una vecchia storia. Chiariamo anche che poi tutta la messaggistica, che non riusciamo a espletare ovviamente durante la diretta, la potete trovare sulle pagine di Blog Sicilia e di Stadio News, che irradiano questa trasmissione insieme a Video Regione, che trasmette su canale 14 del Digitale Terrestre. Ancora due commenti e poi parliamo di Palermo-Bari. Allora, Emanuele Pistoie dice: se giochiamo male e facciamo tre gol non è male, anzi il Palermo ha dimostrato di avere carattere grinta, poi in Serie B vedere belle partite è raro. Poi c'è chi si interroga come Giovanni Cipri: perché il Palermo regala sempre un tempo agli avversari, tutto il girone d'andata è andato così. Poi ci sono dei commenti anche su chi ancora avrebbe dovuto, ancora non ha fatto la differenza, avrebbe dovuto farlo. Alla fine del calciomercato ero stato contento di Vido, dice Timothy Warren, che conoscevo dai tempi della primavera del Milan, invece ad oggi 16 gennaio è quello che mi ha deluso più di tutti, un bidone. Vido sì, decisamente non è entrato bene in partita. Non è facile entrare a 10 minuti dalla fine e cercare di rimontare e avere anche la lucidità di squadra. La squadra non era lucida, quindi secondo me chi subentra poi è sempre fra i meno colpevoli. Piero Mandracchi: il gol di Brunori è una perla, uno dei più difficili, un colpo da campione. Poi torna di nuovo l'argomento allenatore. Corini: quest'anno si gioca la conferma per il prossimo anno, dice Carmelo Amato. Emanuele Pistoia: nel secondo tempo abbiamo vinto 2-0. Luciano Boetto: manca un vice terzino destro e un centrale con la difesa a tre con la cessione di Mancini e infortunio di Buttaro. Poi abbiamo Agostino Laimo che dice: il Palermo 12° con 25 punti, si trova ad appena tre lunghezze dal sesto posto, occupato da Cagliari con 28 punti. In tre punti si trovano sei squadre. Sì, questa è l'ulteriore riprova di questo campionato. Di questo campionato incredibile. Abbiamo 5 minuti per parlare di Palermo-Bari. Intanto faccio una premessa: si gioca venerdì sera e, se non vado errato, correggetemi se sbaglio, non c'è grande concorrenza calcistica né in Italia né negli altri principali campionati europei, per cui lo diciamo subito noi, poi lo diranno anche i giornali e le televisioni nei prossimi giorni. Palermo-Bari è la partitissima, anche perché ci sono di mezzo due piazze straordinarie. Palermo sappiamo benissimo cosa riesce a produrre in termini di entusiasmo, Bari lo ha dimostrato proprio qualche giorno fa, intanto col 4-0 col Parma, ma prima ancora con i 50.000 presenti allo stadio per la gara col Genoa. E sarà la super sfida tra Brunori e Khedira, i due attaccanti leader della Serie B. In questo momento è avanti Khedira 12-10, anche se però Brunori credo che abbia una incide percentualmente di più sull'andamento dei gol del Palermo. Khedira ha 24 anni, Brunori ne ha 28, Khedira ha un quarto di finale al Mondiale. E Brunori ancora siamo a livello di convocazione, ha segnato di più nel campionato Khedira che non Brunori, ma io mi tengo Brunori. Salvatore, tu? Sì, ci teniamo Brunori, sono d'accordo. Senti, è vero, avete fatto bene a intitolare super sfida fra Palermo e Bari, perché è il momento giusto anche di stabilire le ambizioni e i traguardi. Tu hai detto bene che il Bari ha delle qualità enormi, io aggiungerei che è la squadra meno battuta del campionato, per esempio una differenza a reti che il Palermo si sogna, perché sono a più 15 mentre noi siamo a meno 3, quindi le qualità e i numeri ce li hanno per fare la grande partita nell'occasione giusta, ed è un'occasione per confrontarsi con una grande e con le proprie possibilità per il Palermo. Il Palermo è più forte in casa, insomma le scintille ci sono, che sia la super sfida l'abbiamo detto, non c'è dubbio, e comunque c'è sempre la speranza per il Bari di Khedira e per il Palermo di Brunori, che sono gli unici goleador tra l'altro in doppia cifra. Insomma, secondo me è il giorno giusto perché il Palermo e il Bari
possano scoprire le loro carte. È vero, tra l'altro è un Bari in salute che ha fatto più punti in trasferta che in casa. Ci sono tanti argomenti veramente per rendere interessante questa sfida. Giuseppe, secondo te è soltanto Brunori che dira? Sono loro i dominus delle squadre oppure possiamo ipotizzare altri duelli decisivi nel corso della partita? Soprattutto Brunori che dire, è inutile che ci giriamo attorno, sono i due attaccanti più attesi, più in forma, più prolifici, perché poi lo dicono i numeri di questo campionato, quindi è soprattutto la sfida tra questi due bomber, nella speranza che si veda un Palermo formato Genoa, formato Parma, formato Cagliari, cioè quel Palermo che contro le grandi è oggettivo, il Bari ormai deve essere considerato una grande di questo campionato per il valore della squadra, per il valore della piazza. Servirà un Palermo, una prestazione proprio come quella viste, come quelle viste in precedenza nelle scorse giornate contro le big. Ecco Fabrizio, travestiti da Corini, che partita ipotizzi? Quella che, come diceva Giuseppe, della piccola contro la grande, quindi con molta applicazione, anche magari rinuncia al bel gioco, ammesso che ce ne sia uno, come è successo col Genoa o col Parma, o il Palermo nel frattempo, in questi due mesi, è talmente cresciuto da poter essere, non dico una grande perché non lo è ancora, e non dimostra di poterlo diventare, però nell'atteggiamento qualcosa ha cambiato. Ma io mi aspetto la solita partita tutta da decifrare, mi aspetto una partita bloccata, un po' come lo è stato col Genoa, col Cagliari, una partita molto tattica, perché comunque il Bari è una squadra che corre tanto, ha ritmi molto elevati. Il Palermo non ha questi ritmi, inutile, ci giriamo molto attorno, quindi magari non è escluso che il Palermo farà più una gara di attesa per poi ripartire in contropiede, dipenderà molto dagli interpreti che saranno in campo. Tutino sarà in campo, non sarà in campo, Verre sarà in campo se arriva o non sarà in campo, cioè ci sono troppe variabili che io possono incidere. Io ho la sensazione di no, gara. Perché conoscendo Corini, che ha sempre molta prudenza negli inserimenti, non è mai uno immediato. Però magari potranno essere la partita anche se non inizia, certo, cioè, quindi possono spostare l'inerzia in un modo la partita è in corso, certamente su questo non c'è dubbio, però io mi aspetto finalmente la ragione Salvatore, la prova della verità, perché tu col Perugia No, dicevo la prova, tra me e me, la prova del 9, insomma. Ecco. Esatto, però col Perugia, voglio dire, secondo me sono due punti persi, non un punto guadagnato. A me mi resta questo rimpianto. Magari, come dicevi tu, col Cosenza potevi avere qualcosa in più e non l'ho ottenuta. Con il Bari io voglio capire un po' se questo Palermo sta facendo i passi da grande, se possiamo finalmente superare questo scalino e poter guardare con più serenità ai playoff che non con più preoccupazione ai playout. E comunque io penso che sarà importante anche il ruolo del pubblico, perché uno stadio, diciamo, da gran serata potrebbe sicuramente aiutare e stimolare. Palermo-Bari alle 20.30, 20.30 mi sembra di venerdì, o 20.45 non ricordo. 20.30, esatto, bravo Giuseppe. Allora, grazie a tutti per aver partecipato, chiediamo scusa per i tanti commenti, ma vi renderete conto guardando le pagine Facebook che sono troppi commenti, troppi e troppo lunghi. E ringraziamo quindi, però, per il fatto che sono sempre più numerosi. No, certo, interazione, questa è la nostra community, poi ogni tanto ce l'abbiamo pure noi con qualche commento, ma come vedete ce l'abbiamo anche fra di noi, perché caro Fabrizio, quel rigore c'era, ricordatelo, no. Quel rigore c'era, capiscilo pure tu Giuseppe, quel rigore c'era e abbiamo commesso un'ingenuità, speriamo di non commetterla più, grazie alla regia come sempre per lo splendido lavoro e ci sentiamo lunedì prossimo come sempre, alla stessa ora.